Seconda parte di Mondo Futsal, dunque abbiamo parlato di A2 che era Tiziana, abbiamo parlato di C1, C2, abbiamo detto che saremmo passati al campionato di Serie D, ma personalmente ho fatto una gaffa perché con il caro amico Marteddu Cristiano Parliamo di C2 bisogna praticamente di parlare. C2, esatto. Allora, direttore generale del Sezze, innanzitutto complimenti per questo traguardo centrato. Adesso la matematica ti mette lì, spalle al muro, non puoi più negare questo Sezze, ha centrato il salto di categoria. Sì, siamo riusciti a centrare la vittoria del campionato con 5 giornate d'anticipo. Ci siamo riusciti alla Non sono grandissima. pochi, eh. No, ci siamo riusciti alla grandissima. Ho promesso che ci siamo riusciti alla grandissima. Ecco, c'è stato, adesso parliamoci chiaro, c'è stato un momento della stagione nel quale hai pensato che questo traguardo potesse essere in pericolo. Qui voglio tanta sincerità. Sì, perché. Facce strane, Io studio. inquadrerei Daniele Sesi No, e Roberto Martin. Settembre, io ero convinto di vincere tutto. No, non è Siamo vero, proviamo non a farlo è vero, parlare, dai. non è vero perché è iniziato il campionato e sapevamo che dovevamo prima aspettare determinate partite per riuscire a dare un parere sulle squadre che potevamo incontrare. Poi c'è stato un momento in cui avevamo allungato a 9 punti sulla diretta inseguitrice che era il Città di Latina Oratorio, però abbiamo avuto dei pareggi a fine girone di andata e quindi siamo andati a finire a più un più 4 che ci faceva un po' traballare, però fortunatamente anche loro hanno avuto un momento di flessione e quindi abbiamo riallungato subito e il girone di ritorno Una passeggiata, dai. non è stata una passeggiata, abbiamo mantenuto la costanza dei risultati. Cioè, siamo sempre rimasti su un più 9, più 10, più 11, quindi siamo stati abbastanza tranquilli come. Però non è stata una passeggiata. Non è stata una passeggiata, va bene. Partiamo dalla fine, cioè dall'ultimo match disputato dal Sezze sul campo dell'Oratorio. Per noi c'era il grande Daniele Porcelli. Le immagini sono di Davide da Silva. La parola alla regia. Decima giornata del girone di ritorno, il campionato di Serie D si trova di fronte quest'oggi al campo dell'Oratorio di Latina Scalo. La formazione allenata da Paolo Cristini affronta la capolista Calcio Sezze. 60 cambio, si prova a girare Genovesi e c'è l'invito per Corpi. Retropassaggio all'indietro, ci prova il palo invece di Cristian Lampardo. Lateo, lo scambio con Marconi, va tutto da solo, prova lo spiraglio e trova il tiro. Tutta rete, adesso Genovesi ci prova, sì, passaggio maldestro, intanto Genovesi che sfrutta l'occasione, ci prova adesso a tirare, prova a girare il tiro e ci prova, c'è gol, il vantaggio del Città di Latina, nono minuto di gioco, calcio Sezze 0, subito adesso Cavallini, c'è il pareggio, subito la replica, dopo neppure un minuto. Data dalla parte opposta, adesso prova a trovare lo spazio. Galateo, c'è il gol di Marconi, undicesimo. Pallone si invola a rete insieme a Millozza, sono solo loro due davanti. Millozza fa tutto da solo. Viene Lopinto, Pardo ci prova. Lo spazio con Corpi, si fa lo spazio e c'è il tiro. Ancora il palo, il secondo. Mediana del campo ci prova. Adesso Pardo, di Città di Latina. Ancora Coronato che adesso ci prova. Intanto Genovesi si gira il tiro, parte il tiro, parte anche Marconi che prova a trovare Cavallin, ma lancio lungo, trova Di Giorgio, prova a girarsi, conquista il pallone, adesso il calcio Sezze ci prova, il diagonale, ancora Cavallin per Genovesi, ha la possibilità della battuta a rete, deve trovare lo spazio, c'è il tiro sotto misura, il pareggio di Corbi. Genovesi, Corbi e c'è il gol! Il vantaggio con Corbi. Quinto minuto della ripresa e Corbi dopo il pareggio di 2 3 minuti fa. Adesso porta in vantaggio il Città di Latina. E ancora con Corbi. Pardo dalla parte opposta arriva Genovesi e mette fuori. Tutta rete, allungare. Ancora Genovesi, trova lo spazio. C'è il gol! Lo fa in quest'istante. Ottavo della ripresa. Ottavo della ripresa, il Città di Latina allunga,
prima di questa, appunto, questa sfida. Subito in avanti e ci prova adesso Parisella, angroviglio di gambe molto più pulito, si invola a rete insieme a Pardo, fa tutto da solo. Di Latina, la possibilità di ripartire, ancora Parisella, il diagonale, c'è il gol. Marconi cerca lo spazio e prova il gol. Riparte il Città di Latina. Pardo ci prova adesso, ancora il diagonale da Moroni. Pallone all'alzato, c'è il tiro, splendido! Splendido il gol di Di Giorgio. Da Marconi che fa ripartire il Zezze, fa tutto da solo, la rasoiata ancora e c'è il gol! Venturiello coronato il tiro, non di Venturiello bensì di Coronato. La ospite ci prova e c'è il palo e il terzo palo. Possibilità per lui di sfiondare il tiro sotto misura, ancora Corbi, Genovesi, la finta, Pardo e c'è il gol, gol di Venturiello. Venturiello, c'è ancora un palo e c'è ancora l'opposizione questa volta di Saccucci. Pardo, Genovesi, il tiro e c'è il palo ancora, finisce qui, calcio Zezze, batte Città di Latina 6-5. Tributo del caro Daniele Porcelli con le immagini di Davide Silva e il montaggio di Stefano Scala. Allora, che dire, questo Zezze insomma ha sempre lasciato il segno, una squadra che ha fatto valere l'esperienza, soprattutto lo spessore dei suoi interpreti. Eh sì, penso che la differenza l'abbiano fatta alcuni elementi di, con maggiore esperienza in campo. Siamo mai caduti nell'errore della tentazione di alle provocazioni eccetera eccetera, perché ci sono state più di qualche partita che magari non era non è che stava sul binario giusto, quindi l'avversario giustamente magari cercava in qualche modo di stuzzicare qualche giocatore, però tutti quanti, tutto sommato è stato un campionato regolarissimo. Ragazzi, ecco, hanno dimostrato di valere il primato, certo. Perché nonostante le altre squadre non abbiano fatto lo stesso una grandissima campagna acquisti, noi ad oggi siamo imbattuti, abbiamo un attacco che ha fatto più di 180 gol, mi sembra, subiti 60, quindi cioè, credo 21 partite vinte e 4 pareggi, quindi un rullino non indifferente. I numeri parlano chiaro. Sì. Daniele? Ma lui ha sottolineato secondo me la parte più importante di questa stagione, perché lui è un po' andato a toccare il fatto dell'organico, un organico tra l'altro io vorrei ricordare a lui soprattutto il fatto di come questa sia stata una squadra che ha gestito un campionato poi tra l'altro molto lungo. Se andiamo a vedere l'organico, loro in lista difficilmente hanno portato, non dico 12 che dovrebbero essere quelli reali, ma difficilmente sono arrivati ad 8 giocatori. Sì. Quindi è stato gestire un campionato di questo genere, di questa portata, così talmente lungo, dove non hai possibilità di riposo, perché quest'anno tra l'altro, lo sappiamo benissimo, il girone è formato da 16 squadre, 15 partite di andata, 15 di ritorno, adesso mancano 5 giornate, quindi adesso i primi caldi cominciano a farsi sentire, quindi magari la squadra potrebbe avere un calo. Eppure nonostante tutto è una squadra che ancora sembra non appagata dei risultati, Cristiano. No, ecco, la settimana scorsa proprio mentre al termine della gara casalinga che abbiamo fatto col Città di Anzio, eravamo negli spogliatoi e proprio il capitano insieme a Parisella, che sono le colonne portanti di questa squadra, di comune accordo dissero, cioè, siamo sulla buona strada per vincere il campionato, ma io non mi fermo e non voglio assolutamente che vinciamo il campionato e tiriamo i remi in barca. No, assolutamente cerchiamo di portare a termine la missione, quella di restare imbattuti fino alla fine. Quindi noi ci proveremo. I propositi sono chiari. E è destinata a durare nel tempo questa squadra? Iniziamo a parlare di futuro, Cristiano. Beh, c'è stato qualche, abbiamo fatto qualche riunione per capire le potenzialità della società. Noi siamo una società appoggiata
a una prima squadra di calcio 11. Però ecco, ci sono delle ottime prospettive. E come suo solito il buon Cristiano ci gira intorno, sto, no? Cercando di, diciamo, sì, girare appunto intorno alla risposta. Vediamo se qualcuno riesce a capire qualcosa in più. Roberto, siamo nelle tue mani. Ma io credo che la vecchia volpe navigata, Cristiano già ha le sue carte nascoste. Poi so che l'entusiasmo del presidente Roberto Rossi è crescente, quindi se tanto mi dà tanto, il Sezza allestirà una grande formazione pure in C2 per fare benissimo, non bene. Ovviamente lui dirà che nulla, le solite cose sue. Vabbè, insomma, non lo facciamo parlare, chiudiamo così. Però una cosa gliela facciamo dire, perché noi siamo imparziali, noi tifiamo per tutti, però una buona parola per Sezze ce l'abbiamo messa in queste settimane. C'è un impegno, lo vogliamo ricordare? L'impegno era quello della famosa cena alla vittoria del campionato, quindi va benissimo, siete miei ospiti. Perfetto, questo volevamo dire. Grande Sezze, insomma, per una volta sbilanciamoci. Ma sì, perché il mondo futsal porta bene. Sì, in effetti sì. E dalla promessa del mantenuta, ormai possiamo dirlo, del buon Cristiano Martello, passiamo al girone B. Che vede i protagonisti, i nostri amici ospiti di Terracina. Iniziamo con i risultati. Sì. Tremenzuoli, Antonio Palluzzi 1-4. Old Ranch, Associazione Sportiva Ventotene 9-2. Palavagnoli, Atletico Sperlonga 5-7. Privernum, Città di Minturno Marina 1-6. Real Terracina, Don Bosco Gaeta 1-0. San Giovanni Spigno, Minturno 3-5. Sporting Terracina, Olympic Marina non è stata disputata perché la squadra ospite non si è presentata. E Olympus Visfondi, anche questa non è stata disputata. Partiamo dal mister. Insomma, non si è disputata questa gara, immagino grosso rammarico da parte vostra. Beh, siamo rimasti, volevamo giocarla questa partita, insomma, ecco, vincere così non è mai una cosa gradita, no? I ragazzi, è una settimana che abbiamo preparato bene questa partita, sapevamo che siamo in dirittura d'arrivo, queste ultime 5 partite ci faranno soffrire parecchio, e pensavamo a un certo punto del campionato di arrivare un po' prima, e invece dobbiamo soffrire, penso, fino all'ultima giornata. E giustamente i ragazzi sono rimasti un po' dispiaciuti, però il mister poi alla fine ci va bene così, no? I 3 punti sono arrivati, penso il presidente pure qua a noi stava alla fine i 3 punti, sì. E devo chiedere grazie soltanto ai ragazzi per l'impegno che mettono da settembre, già hanno fatto tanto fino qua, e pensavo che neanche stavamo a sto punto, insomma, ecco, forse hanno dato proprio il massimo. Bene. Speriamo che lo danno fino alla fine, insomma, penso di sì. Impegno c'è. Presidente Caringi, ci eravamo lasciati qualche tempo fa, ci era venuto a trovare, sono passati un po' è passata un po' d'acqua sotto i ponti, come si suol dire. Che bilancio vogliamo trarre di quest'ultimo periodo? Beh, onestamente non è passata solo acqua. Non è passata solo acqua, perché l'amarezza nelle questioni tecniche, ormai Stefano mi conosce dal 2007 che lavoriamo insieme, e non mi sono mai permesso, perché bisogna essere sempre rispettosi del lavoro degli altri, anche perché una volta che la persona la sceglie devi dargli poi fiducia. Sono rimasto amareggiato per come sono andate le cose, proprio dal 2, non ricordo bene adesso quando ci siamo visti noi qua l'ultima volta, comunque dal 2 febbraio, la prima giornata di ritorno, stanno succedendo cose che mi lasciano, non trovo le parole, perché insomma, se posso brevemente fare qualche esempio, iniziando proprio dal Palavagnoli, un ragazzo, noi perdiamo 3-2, segna il gol, va dentro la porta a prendere il pallone, lo porta a centrocampo, l'arbitro le spelle, episodio che può sembrare, ma ti fa saltare tutto, il portiere loro bestemmia, ammonito, il nostro mister bestemmia, espulso. Per proseguire poi con altri episodi sempre sgradevoli, andiamo a Minturno, lì si è arrivato al clou della sopportazione dell'essere umano, perché io sinceramente ancora non sono convinto se in altro anno continuiamo a fare calcio a 5 della federazione, oppure se facciamo gli amatoriali, perché lì si sono superati. Là dopo 10 minuti noi stavamo con gli avversari a 5 falli, non ci hanno consentito di giocare, ma questo fa parte del gioco, perché sono cose che avvengono dentro il rettangolo di gioco e ci stanno.
Quello che non ci sta è che quello che è accaduto dopo, che il pubblico entra dentro il campo, nonostante che hanno vinto la partita al terzo minuto di recupero, perché stavamo vincendo noi, e ci hanno aggredito i ragazzi colpendoli con varie cose, e questo mi ha fatto male. Mi ha fatto male poi lì, una volta che sono venuti i carabinieri, che la federazione chiama questo ragazzo, un 17enne, giovanissimo, anziché di dire vai via, lo fanno rimanere là a fare un'altra partita ancora. Diversi episodi spiacevoli. No, sono guardate, io non avendo indossato la giacca cosiddetta nera per tanti anni, poi essendo stato osservatore, sono rammaricato e non pensavo mai di esternare queste cose. Ho voluto farlo adesso che sono passati diversi giorni, perché non preferivo non farlo. Altri episodi, un altro arbitro che ci viene, ce lo mandano anche la settimana successiva, cosa che non è mai accaduto, e comunque ci diamo questo. Dispiace doversi soffermare su questo, certo, su questo elenco di situazione. No, ma la voglio lasciare, situazione. Perché insomma, non è... C'era Daniele che voleva intervenire. Sì. Allora, torniamo un attimo al mister, torniamo anche soprattutto a parlare di calcio a 5. 5 giornate al termine, un'ottima posizione, con una partita adesso che dovremmo attendere anche il giudizio del giudice sportivo, perché è stata sospesa. C'è da ottenere un obiettivo, e voi ci siete dentro bene, almeno che non vogliate suicidarvi. Comunque il piazzamento è dei migliori. Insieme a voi chi sarà che proseguirà questa avventura nel torneo post campionato? Vedendo anche, tra l'altro, perché la lotta è per raggiungere il quinto posto, dove c'è bagarre adesso in classifica. Ma io fino a sabato sera, che ha giocato il Don Bosco Gaeta contro il Pensiero e Parole, avendo visto il Don Bosco Gaeta anche al giorno d'andata, pensavo che arrivava forse sopra noi anche da qualche punto, e sabato ha perso, non ho visto la partita, ma ero convinto che era la squadra che era quella che c'era più filo da torcere fino all'ultima giornata, sì, avendo le partite più facili. Ha perso 1-0 sul calcio di rigore, poi dopo 2 minuti non è successo più niente. Infatti, e l'Olympus, mo non so come è andata la partita col Fondi, come daranno i sponsor del risultato, se a favore dell'Olympus del Fondi, non so quello che è successo. Comunque penso che il Don Bosco Gaeta era quello che mi avrebbe creato più problemi. A questo punto dipende questa partita con l'Olympus, no? L'Olympus penso è quella che fino all'ultima giornata ci darà più filo da torcere. Lei, presidente, come vede questa classifica? Io la vedo sempre con il rammarico, perché da inizio campionato che stavamo lì quarto quinto, voi capite che arrivare sesto, settimo, ottavo, perché io credo che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, io credo che fino al Palluzzi sono tutte coinvolte le squadre, sono tutte coinvolte, perché sono comunque 4 squadre che a mio modesto parere esprimono un bel calcio, rispettosi sempre degli avversari, meritevoli del responso del campo, senza condizionare, senza fare, quindi domani. Io poi devo tirare l'acqua al mio mulino, insomma, capite che perdere questa posizione dopo così tanto tempo, certo, brucia. Però bisogna ritornare, non so se ricordate all'inizio del campionato, che noi non ce l'aspettavamo. Gli obiettivi non erano quelli, certo. Anche perché il mister, a mio giudizio, è un ottimo mister, però viene da calcio a 11, e quindi anche lui, come diversi ragazzi, si deve un po' calare nella realtà. Quindi io credo che comunque vadano le cose, abbiamo fatto un bel campionato, abbiamo dimostrato a tanti che si vince in modo leale, e insomma io sono contentissimo, non mi stancherò mai di ringraziare il mister qui, Riccardi, che comunque, come l'ho chiamato, non ha esitato a tornare. Lui è sempre un po', si nasconde, ma non perché c'ha, però è giusto dargli i meriti che ha, perché lui ha rifiutato 2 squadre di promozione e 3 squadre di prima categoria per restare vicino a noi, quindi questa è una cosa che io non la scordo, perché comunque poi alla fine a queste categorie sono queste le cose che credo che valgono di più di 100 altre.
e quindi sì, si può anche fare e quindi un discorso... speriamo che facciamo quest'altra cena. Ecco, infatti io a quello volevo arrivare. Speriamo che facciamo, iniziamo a fare un business ormai. Siamo tremendi, adesso è automatica. Per chiudere il discorso, risposte brevissime da entrambi, giusto a livello di battuta, il futuro, partiamo dal mister, quanto aggiustare questo gruppo per poter puntare ancora più in alto? Ma non manca puntellare, molto, diciamo. A parte l'esperienza che poi stanno, forse è servita tanto, perché a partita abbiamo persa proprio per inesperienza, compresa la mia, sei partite oltre il recupero. Presidente, e, raccontate, insomma. Diciamo due elementi fondamentali, che sicuramente ci mancano attaccanti, che ci mancano dei gol, ho adattato alcune persone davanti, ma difensori che comunque hanno fatto abbastanza copia per essere difensori. Certo. E un esterno. Tre tasselli per il salto di qualità, Presidente. Soprattutto con esperienza, insomma, un po' più grandi di quelli che ho, insomma. Accontenteremo il mister, Presidente? Sicuramente, anche perché abbiamo ragazzi che vogliono venire, ragazzi di categoria, ragazzi che comunque a lui piacciono calcisticamente. Però ecco, io queste cose poi mi affido sempre a lui, perché è inutile che dico io prendi Antonio, Giovanni o Francesco, che poi alla fine non vai. Io credo che se un gruppo cresce bisogna anche fare così, insomma, no? Se prendi delle persone devi anche farli lavorare in tranquillità. Per esempio, noi abbiamo anche il preparatore dei portieri, che comunque ha fatto crescere due ragazzi veramente. Però insomma, ecco, nel nostro piccolo cerchiamo di fare più possibile. Perfetto, benissimo. Affidandoci sempre a persone. Roberto, come se siamo d'accordo con Cristiano, andiamo sulla cena a base di montagna, perché andiamo verso i Lepini, mentre con gli amici di Terracina. Ci teniamo sul mare. È scontato. Ok, va benissimo. Perfetto, siamo alle battute conclusive, abbiamo il commento dal Sud Pontino sul girone B di Serie D di Carmine Napolitano, lì nella regia. Parliamo adesso di Serie D, girone B, che vede impegnate, come ricordiamo sempre, 16 squadre del Sud Pontino. Niente cambiato in vetta questa volta tra le due squadre di Minturno che sono in vetta al raggruppamento. La S di Minturno ha vinto 5-3 sul campo dello Spigno, una partita non facile, ma grazie alla doppietta di Di Stasio, del solito implacabile Di Stasio, aggiungerei, ha mantenuto le distanze sulla seconda in classifica, il Città di Minturno Marina, che nonostante il pareggio di sabato scorso contro l'Old Ranch che l'aveva allontanata dalla vetta, resta a distanza di 3 punti e proverà a giocarsela fino alla fine, magari con lo scontro in programma il 27 aprile proprio contro i cugini, che molto deciderà per la vittoria di questo campionato. Al terzo posto resta invece l'Old Ranch 97, che è però lontana dalle prime due, una decina di punti. Vince col ventotenne 9-2 la squadra del presidente Giovannoni, tripletta di Giovanni Di Trocchio, un laterale che sta crescendo molto in questo girone di ritorno, doppiette anche per il solito Di Crescenzo e per il giovane Capomaggio, che si sta mettendo in luce anche lui nel girone di ritorno. Per quanto riguarda la Visfondi, che era a 2 punti dall'Old Ranch 97, c'è da segnalare la partita sospesa a Minturno contro l'Olympus, sul punteggio di 3-1 per l'Olympus. C'è stato un po' di nervosismo, l'arbitro ha sospeso la partita e sono attese le decisioni del giudice sportivo, che, come è noto, usciranno per tutti, saranno visibili a tutti nel comunicato di giovedì, nel prossimo comunicato dunque. Quindi su questa partita non possiamo pronunciarci, bisogna aspettare il referto e le decisioni conseguenti del giudice sportivo. Sempre in zona playoff, però, da segnalare la vittoria del Real Terracina sulla Don Bosco Caeta. Un punteggio quasi calcistico, direi 1-0 a Terracina al Palacarucci con rigore di Daniele Zannella. Più dietro segnaliamo anche la vittoria dell'Atletico Sperlonga, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Sant'Angelo, questa volta con il punteggio di 7-5 a Itri contro il Palamagnoli, che ha fatto qualche buon risultato quest'anno ma poi non riesce sempre a esprimersi sui suoi livelli, mentre l'Atletico Sperlonga da qualche partita sembra aver ritrovato un po' di gioco, un po' di fiducia, sarà contento sicuramente mister Sant'Angelo. Infine ricordiamo la vittoria dell'Antonio Palluzzi in casa del Fanalino di coda Tremenzoli, punteggio 4-1. Antonio Palluzzi che resta a 2 lunghezze dalla zona playoff, quinto posto per il quale la battaglia è davvero apertissima. Nel prossimo turno ci saranno degli scontri interessanti, come ad esempio quello tra Antonio Palluzzi e Old Ranch 97, che si giocherà a Priverno, e anche altre partite come Visfondi-Real Terracina
anche l'altra squadra di Terracina, appunto impegnata nella lotta per i playoff, che molto potranno dire in questo senso. Nel frattempo qui in studio iniziamo a parlare di mercato, magari vi aggiorneremo nelle prossime puntate e attraverso i nostri canali. Sì, che sono mondofutsal.net, youtube.com/mondofutsaltv. Siamo arrivati alla fine, quindi faccio un rapido saluto finale. Salutiamo i nostri ospiti. Ringraziamo Daniele Porcelli. Buonasera. Cristiano Marteddu. Buonasera. Stefano Riccardi. Buonasera. Massimo Caringi. Buonasera. E Roberto Martin. Buonasera a tutti. Il saluto poi a Tiziana Pitton, un saluto a tutti voi e appuntamento a lunedì prossimo. Grazie. Buona serata.